Salisburgo è arrivata un'altra sconfitta oggi, 4-3 credo che sia finita. Cosa andate oggi storto? Forse è troppo caldo? Non lo so, ditemi. Dimmi tu. Ce la siamo giocata fino alla fine perché abbiamo segnato noi, poi loro, poi noi, poi loro. È comunque stato un batter ribatti. Poi hanno fatto lo scarto, ci hanno fatto 4-2. E poi alla fine l'abbiamo fatto 4-3 con il rigore di Paolo. Fallaccio di Pedro Caruso che si becca la sua prima ammunizione. Fortunato è stata ammunizione. E non viene manco a fare l'intervista. Il tentaglio. Anzi l'ha parato, ce l'ha fatto il miracolo, l'ha parato. Allora doveva venire qua, diciamo, l'ogella tua. Ci aspettavo che era contento. Non lo riconosco più. No, 4-3. Abbiamo giocato secondo me meglio l'altra volta, anche se ancora non tutti correvamo. Alessio Prano, il fratello, si è fatto male. Ah. All'inizio, dopo 10 minuti, si è strappato, quindi non era... È una grave perdita questa, no? Ha giocato così così, alla fine non correva più. E alla fine comunque... Allora ci rifaremo alla prossima, speriamo. Prossimo turno NVC che è la penultima in classifica. Non è contro quelle. Contro gli all-in, gli ultimi sono rifatti con noi, quindi. Vabbè, NVC però, si rifanno pure. Diciamo che però questo è uno scontro diretto, diciamo, per le posizioni basse della classifica. Speriamo di giocare bene, soprattutto per divertirci. Qualcuno da segnalare in positivo? No, vabbè. Scalto, vabbè, no, niente, tutti bene, cioè bene, discretamente. Cioè, doveva correre forse un po' di più tutti e basta. Alla fine eravamo un po' fermi, forse pure per il caldo. Ci aspettavamo che piovesse, invece c'è un sole. Ma invece qua c'è caldo oggi. Sugli Spartans invece? Vabbè, i Spartans hanno individualmente forti. C'hanno l'attaccante Fenech che è forte, anche il portiere comunque. Chiarelli. Anzi, abbiamo fatto 3 gol. Vabbè. Ci aspettavamo di farne 0. Vabbè, comunque tutti sanno giocare, tutti forti. Organizzati, forse giocano troppo distanti nei reparti, forse. Perché giocavamo un po' lunghi, giocavamo, cioè di lancio lungo. Per noi veniva quasi comodo. Vabbè. Ok Dario, ti ringrazio, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. Spartans, finalmente torna il sorriso tra di voi, ma soprattutto torna Pizzo. Quindi guarda caso la squadra torna a vincere. Allora la squadra è Pizzo dipendente. No? No, sì, passa l'acqua dipendente. Cazzate, ah vero, mancava comunque passa l'acqua. Passa l'acqua dipendente, noi abbiamo avuto l'indipendenza, perché solo tanto non vinciamo. Però abbiamo vinto. Oh, abbiamo sofferto. Tanto, scusate, c'è una brutta scena che non... purtroppo sto riprendendo, che quello mangia la mela. Vabbè. Abbiamo vinto, diciamo che forse... Come dice questo pizzo, il pareggio ci dà. Solo in pochi se lo possono permettere. Ti prego, regalo. Sì. Ah, proprio con mano. Sì. Vabbè. Vabbè, guarda, poi gliela regalo. Sì, sì. Ci scambiamo le maglie. Dicevi, Fulvio? No, sono tre. L'importante era fare 3, tra virgolette, che abbiamo fatto 2 gol. Chi è che si è fatto ammonire? D'Alessandro, ma ha fatto benissimo. Era 1 contro 1, D'Alessandro. Non poteva fare altro, dice lui. Fallo tattico, salva il risultato. Poi siamo stati un pochettino sfortunati, l'arbitro ha concesso dei... Oh, un po' di rigore... generoso, va. Vabbè, generoso. Poco fallo gli altri. Vabbè, ma il tiro libero è molto generoso. Il tiro libero si è inventato, poi il rigore c'è. Poi non è bolloso e buttato, non ci faccio il rigore. No, no, ma è tutto fatto. Perché io dicevo che sarà buttato. No, l'importante è vincere, superare gli elfici che poverini hanno perso. E ieri hanno perso 3-2 contro i Chokis. Ma questi Chokis sono diciamo che è la prima partita che vince, fatto, quindi. Siccome era un derby pure questo. Ma gli mancavano un sacco di persone prima, cioè questa è la prima partita in cui erano tutti. Diciamo che c'era Luca. È vero, è vero. Non ci siamo riusciti a non subire gol, vabbè. Oggi anche se eravamo 7 in realtà, perché si chiama il servizio. Mario c'è. Fenech continua a segnare. Anche se mangio di rigore. Vabbè, pizza, l'abbiamo detto, che la squadra vince quando c'è pizza. Deve essere sempre al centro dell'attenzione. Ma è un po' emarginato. E sente pure freddo. La prossima giocata di venerdì contro i Mojitos, che è la squadra che è dietro di voi. Ora ci riguardiamo. Io sono partito e giocassi in Serie C. In classifica come sono messo? Mojitos, bassa classifica, un po' come Salisburgo più o meno. Siamo come la vecchia Inter. Come la vecchia Inter? Tempi di Zamorano, Ronaldo. Di Ronaldo e di Cooper e compagnia. Siamo un po'. Chi saluti? Pure con le squadre meno forti. E ci saltiamo con comunque questa è una partita, diciamo, abbordabile. Infatti 4-3.
vabbè. Quella Luca oggi era era abbordabile fino a 4-3. E abbiamo rischiato di non vincere. Abbiamo giocato veramente una merda. Tornerà pasta l'acqua la prossima? Si spera. Sì, anche perché eravamo di nuovo 5 contatto. Dillo che meritavo di vincere. Tanto... Meritavo nel pareggio. Non è vero. Meritavamo di perdere. Ma allora era Gerardo, no, 4 gol abbiamo fatto. Allora, vabbè, Pizzo è modesto. Scusi, il Pio Paro. Vabbè. Scusa, il Pio Paro, un buon giocatore. Come tu fai gol, io li dico di quindi se no mi vedo 4 gol, ce l'ho accettato. Vabbè, vabbè, dai, chiudiamo questa parentesi. Complimenti, ci vediamo venerdì. Ok? Grazie ragazzi, ciao.